Cos'è questo? Questo, ragazzi, è un modello che ho progettato io in 3D e dovrebbe essere un'eliga con tre pale per generare energia elettrica dal vento. Come vedi, ha 1, 2, 3 pale, tre pale che però nel progetto originale sono molto più grandi. La base è circa 40 centimetri come circonferenza, tutta questa. L'altezza va oltre i 45, circa 45 centimetri. Da stampare sempre con la mia Giron, infatti arriverò al massimo dell'altezza. E allora, questo, come abbiamo detto, è il campione fatto appunto per provare e vedere se la grafica, la progettazione è andata a buon fine. Diciamo che qualche errore è stato fatto, per esempio nello sleeching, ho inserito i supporti come vedrai qui dietro, però ragazzi, un problema perché ne ho messi troppi. E dato che ne ho messi troppi, non si vede bene, ecco, non è bello a vedersi, non è ben rifinito. Poi, dato che ho rimpicciolito il pezzo, dal progetto era grande, così è 4-5 volte più piccolo, perché metti che quello reale è così, così grande, questo è piccolino, come vedi, nulla. Questi fori che vedi nelle ventole, qui una, due e tre, cosa sono? Sono dati dalla stampa. Perché? Perché in questo punto, proprio in questo punto della curva, il materiale si assottiglia. Dato che è stato stretto, come rimpicciolito, come dimensioni, la stampante, o meglio il software grafico, lo slashing, ha dato, diciamo, questo errore e non ha stampato, non ha riempito questo perché appunto lo spessore è molto inferiore a quello stampabile. Comunque, questo è un difetto che abbiamo solo in questo di prova. Già con un pezzo simile, però così più grande, non c'era. Figurati in quello più grande di tutti che era così. E sempre dietro vedrai quando è stato progettato prima con quattro ventole, però poi ho teorizzato che forse era meglio con tre. E oltre questo, il supporto ricopriva tutta la superficie e lo chiudeva come un box. Ho perso, ragazzi, tantissimo materiale per andare a stampare questo campioncino. 26 ore. Qui c'è il supportino, come vedi. In progetto ci sono quattro fori per le spinette, cioè quelle che vanno messi nei laterali per bloccare l'albero del motore. L'albero del motore quale? In progetto è da 1 cm come diametro, le spinette, se non sbaglio, sono 4 mm. Questo invece è piccolo, sarà intorno alle 3 mm come foro. L'ho provato, ho messo il phon con uno stuzzicadenti dentro, sembra funzionare, però questi fori qui non ci vogliono perché rompono, ecco, non permettono appunto alle pale di fare il loro lavoro, perciò è, diciamo, inutilizzabile. L'ho voluto fare comunque perché ragazzi, effettivamente è il mio primo progetto. Questi due sono i primi due progetti che mi sono venuti meglio con la modellazione 3D. Questa è una lama. Lama che andrò ad utilizzare nel box della mia stampante 3D. Andrà a chiudere il foro frontale e dovrà fare il gioco di apri, chiudi automatico. Questo però nel corso delle settimane, perché cose da fare ce ne sono tantissime, perciò piano piano facciamo tutto.
tenuto ferma la macchina bloccata su questo 26 ore, però mi sono fatto l'esperienza. Ho anche fatto un prototipo che volendo posso chiudere questi fori con una plastica, per esempio, e provarlo con un motorino più piccolino a vedere se riesco a generare. Beh, questo potrebbe anche essere. Ora cerco su eBay un motore con questo foro e vediamo se riesco a trovarlo. Questo invece sarà un progetto che, o meglio, sto andando a fare vari upgrade al box della stampante 3D. Uno di questi è il porta utensileria, poi ho fatto il porta sensore per il livellamento e oltre questo devo fare due scaffali interni al box dove andare a mettere tutte le bobine di filamento. Dentro ho temperatura controllata, umidità controllata, ancora no. Devo andare a mettere anche un eventuale termostato che mi misuri anche l'umidità, così da tenerla anche sotto controllo. Ora, per non avere filamenti sopra, sotto, a destra e a sinistra, ho in programma di prendere almeno un'altra bobina di filamento, però questa volta quella grande, cioè quella da 2 kg bianca, che è quella che stampo per la maggiore. Ho in testa un altro progetto di un'altra stampa enorme, oltre quella della nave crociera. Però ragazzi, ci sto pensando, non ti svelo nulla, è bellissimo. È una stampa che se riesce, ragazzi, è stupenda. È di un film che a me piace quando ero più piccolo, fino a qualche settimana fa l'hanno fatto anche in TV, l'ho anche visto. Non lo so, ci devo pensare su, devo farmi delle valutazioni, anche dove metterlo, ecco. Non posso riempire casa con tutte queste creazioni, ecco. Comunque, eventualmente questo va connesso, come abbiamo detto, ad un motore. Questo motore elettrico va connesso ad un regolatore di carica. Il regolatore di carica mi stabilizza un tot tensione e io con questo, in teoria, potrei andare a e ricaricare un pacco batterie che può essere al piombo, che può essere al litio, e tensione dipende. Se metto un motore da 12 volt, posso ricaricare anche i pacchi batterie da 12 volt. Se metto un motore da 24 volt, idem. Se lo metto da 36, idem. Tutto sta in base al numero di giri che riesce a fare, diciamo, il rotore e dalla coppia che ha, perché è normale che più vento c'è, più forte deve girare la ventola e se c'è il carico connesso al generatore, fa resistenza. Facendo resistenza, cosa succede? Che rallenta il numero di giri del rotore. E questo si potrebbe anche modificare graficamente con 4, 5, forse anche 6 pale. Come vedi, il disegno delle pale sono riuscito a dare quella sorta di disegno a onda, come diciamo le pale commerciali, ecco. Come vedi, questo prende poco spazio, anche come sistema stesso, prende poco spazio, gira così, è anche molto robusto nella costruzione, a differenza di quei generatori eolici che hanno quelle pale lunghe, per esempio così, se non anche più lungo, e che girano per così, questo gira per così. Potrebbe essere comunque un punto di partenza per un nuovo progetto, per una nuova idea. Io questo, ripeto, l'ho fatto solo ed esclusivamente per capire, per vedere se quello che avevo fatto sul programma di grafica poteva avere un fondamento. E a quanto pare, vedendo da qui e vedendo da qui, sì, ha fondamento. Questo è venuto molto meglio, più rifinito, più pulito. Anche la scritta stessa, Fox Tech, è venuta molto meglio. Ma comunque,
Per questo video, ragazzi, è tutto. Mi raccomando, continua a seguire il canale. Un mi piace se il video ti è piaciuto, un non mi piace se non ti è piaciuto, un commento. Se non sei iscritto al canale, iscriviti. E per i prossimi video andremo a parlare anche di energie alternative con generatori eolici. Ciao e al prossimo video.